Erminia, perché ti sei iscritta a questo corso? Per imparare a cucinare, perché non so fare niente in cucina. Niente, niente, niente. No, e siccome l'autonomia per me è indispensabile, e allora non appena Mariella me lo disse, approfittai di questa circostanza. Il piatto che vorresti imparare a cucinare? È un po' di tutto, non c'è un piatto specifico. Stessa location, il ristorante Sesto Senso di Campobasso, stessa passione, stesse emozioni, è iniziato tra l'entusiasmo dei corsisti, 10 il numero definitivo dei partecipanti, il secondo corso di cucina per non vedenti e ipovedenti, organizzato da IERPOF ONLUS, Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale, con il supporto dell'assessorato alle politiche sociali della regione. Questo è un corso importantissimo. E infatti va dato atto e un plauso al presidente Enzo Chioritti, perché la IERPOF ha fatto davvero qualcosa di meraviglioso, perché con questo corso di cucina ha dato davvero la possibilità ai non vedenti, agli ipovedenti di potersi muovere nelle cucine e poter realizzare dei piatti con le proprie mani. Credo che questa sia la vera integrazione, perché è giusto dare a tutti la propria dignità e soprattutto le pari opportunità. Non si smette mai di imparare, nello specifico cucinare piatti essenziali, un corso che aiuterà tanti disabili a recuperare un minimo di autonomia, il tutto socializzando e carpendo i segreti dell'arte culinaria. Fondamentale il lavoro del presidente di IERPOF Molise, Enzo Chioritti, che ha in mente di far partire un corso di musica nella città di Boiano. Seconda edizione, presidente, un grande risultato. Sì, questa è la seconda edizione che si svolge nel nostro capoluogo regionale e la seconda edizione che si fa anche nel centro-sud. Per me è un grande onore rifarlo soprattutto in questo ristorante Il Sesto Senso, perché, ripeto, come l'altra volta ho detto, è stato per loro è stato un approccio con i non vedenti e gli ipovedenti. Secondo me che in giro non c'è, perché l'approccio è stato fondamentale, è stato bello, subito si sono inseriti, si sono immedesimati, diciamo, tra di noi tranquillamente. Insomma. Cosa hai in mente per il futuro invece? Ma allora, per il futuro stiamo cercando di organizzare un corso di musica sulla città di Boiano con il comune di Boiano e con l'assessorato alle politiche sociali a livello regionale e anche con la presidenza del Consiglio e la presidenza della Regione. Ma è un lavoro da fare ancora, l'abbiamo iniziato, ma è un lavoro immane.